Presidente Carlo Battini, un Pisa a mio avviso troppo brutto per essere vero oggi. Ma io l'ho visto brutto diverse volte e quindi non posso dire diversamente, tant'è che in queste ultime partite si è fatto 3 punti soli e di conseguenza la classifica e i risultati dicano la verità. Abbiamo fatto una buona partita a Ascoli, dopo si fece una buona partita col Pontedera, oggi anche nella corsa, anche quando sono stati gli avversari in 10, abbiamo fatto quel salto di qualità che si doveva fare. L'ho vista una squadra abbastanza stanca e di conseguenza non so se per impegno o se è una questione di preparazione, le sentiamo ora eccetera, però secondo me non è il Pisa che abbiamo costruito e quindi è chi li sta gestendo, quindi bisognerà che fare una buona riflessione, parlarci e vedere quello che si può fare in futuro. Sì, se l'ultima partita in casa col Pontedera era stata una partita che il Pisa aveva meritato di vincere, oggi sulla vittoria del Grosseto, sulla legittimità di questa vittoria, purtroppo per noi non c'è da discutere. No, no, il Grosseto ci ha sovravanzato in tutto e quindi non c'è da dire altro. È stato un brutto Pisa che spero in quest'ultime, ora nelle prossime partite, 3-4, si debba anellare tutti i risultati pieni, perché sennò sarebbe una disfatta. La classifica è sempre corta, al di là che la Reggiana debba ancora giocare, ma non è scappato nessuno, quindi un Pisa che riuscisse a rimettersi in carreggiata con una serie di buoni risultati si ritroverebbe nelle zone alte. Detto almeno 4 partite tutte a risultati pieni, altrimenti diventa un fallimento, lo ripeto. Grazie Presidente.